minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla sala confessioni, dal luogo in cui c'è la possibilità soprattutto per i giovani, con la pastorale giovanile vocazionale, l'accoglienza giovani del santuario in questo luogo, di avere un luogo riservato di ascolto e alla confessione in modo particolare dei giovani. Qui c'è un luogo che accoglie anche voi, in particolar modo ci sono dei frati che fanno questo servizio, svolgono questo servizio all'interno del santuario di Santa Maria delle Grazie. Perché parlare dei giovani? Perché vogliamo in un certo senso oggi raccontarvi quello che accadde il 22 ottobre del 1918. Il giovane padre Pio da Pietrelcina racconta a padre Benedetto quello che accadde nel coro della chiesetta antica di Santa Maria delle Grazie. Accadde qualcosa di eccezionale, accadde qualcosa di straordinario. Padre Pio da Pietrelcina racconta la sua stigmatizzazione. E proprio per questo vogliamo ascoltare la bellissima voce di un frate, di un confratello di Padre Pio, che legge proprio questa lettera di oggi, del 22 ottobre 1918. Ecco, la legge Fra Massimo Montacano. Era la mattina del 20 dello scorso mese in coro, dopo la celebrazione della Santa Messa, allorché venni sorpreso dal riposo, simile ad un dolce sonno. Tutti i sensi interni ed esterni, nonché le stesse facoltà dell'anima, si trovarono in una quiete indescrivibile. In tutto questo vi fu un totale silenzio intorno a me e dentro di me. Vi subentrò subito una gran pace ed abbandono alla completa privazione del tutto e una posa nella stessa rovina. Tutto questo avvenne in un baleno. E mentre tutto questo si andava operando, mi vidi dinanzi un misterioso personaggio, simile a quello visto la sera del 5 agosto, che differenziava in questo solamente che aveva le mani e i piedi ed il costato, che grondava sangue. La sua vista mi atterrisce. Ciò che sentivo in quell'istante in me non saprei dirvelo. Mi sentivo morire e sarei morto se il Signore non fosse intervenuto a sostenere il cuore, il quale me lo sentivo sbalzare dal petto. La vista del personaggio si ritira ed io mi avvidi che mani, piedi e costato erano traforati e grondavano sangue.